È stato un pomeriggio di paura per una barista aretina che attorno alle 15 si è vista entrare nel proprio locale un uomo a volto travisato che le ha intimato di dargli dei soldi. Ho cercato di chiedergli che non mi facesse niente, di pregarlo di non mi fare del male. Nel frattempo mi sono allontanata da lui, ho girato dietro il bancone e sono andata verso la cassa e gli ho detto c'ho poco. Lui mi ha detto dammi quello che c'hai. C'avevo degli spiccioli, gli ho dato due o tre manciate di spiccioli e lui l'ha presi frettolosamente e è scappato. Un magro bottino per il malvivente, ma indubbiamente molta la paura per la donna. Nel momento che io avevo pochi spiccioli, dico vai, dico ora lo faccio arrabbiare, va a capire, cioè questa... Sono persone che non hanno niente da perdere. Oltre al danno, per la barista c'è stata anche la beffa. Non aveva niente in mano, non aveva un coltello, non aveva una pistola, era mani nude, quindi per questi motivi non c'è rapina, non c'è niente. Poi visto che io sono andata alla cassa e di mia spontanea volontà non c'è neanche furto, perché in realtà lui me l'ha chiesto e io gliel'ho dati. La zona di Via Romana negli anni purtroppo si è trovata spesso nelle mire di malviventi. Altre razzie si erano consumate infatti anche in altri locali. Io ho subito 15 furti tra 3 tentati furti e furti. Ora sembrerebbe più che la cosa sarebbe un po' più tranquillizzata, però ho toccato prendere le precauzioni. Nel senso mettere allarmi, grate, ci sarebbe bisogno di un attimino di più controllo, almeno la sera.